L'attributo Ah, caratterizza. ok. Questo? No, No, non no. credo sia, doveva essere terzo settore informale. No, ok, allora questa l'hai caricata. Adesso ti devi Adesso. Ah, ricaricare di nuovo ok. anche la Annulla. rete. Annulla qua allora. Sì, ritorna in USIA ENET. Ok. Data, la solita procedura. Sì, ok, informale. Aspetta che ti dà il foglio, seleziona il foglio. Ok, perfetto. Chiudi, ritorna in NetDraw. Posso parlare? Hai Sì, visto lei? in No, non sto trovando allora. NetDraw. Sì, questo. Ok, adesso apriamo prima la rete che hai appena salvato, quindi apri, pesca il file, dovresti trovarti qui, esatto, terzo settore informale, apri, ok, lui ti dà la rete. E a questo punto carichi gli attributi utilizzando quest'altra cartella. Proviamo un attimo, gli attributi crea sempre un po' di suspense. Rimane tutto invariato, Sì. vero? Lui già la vede come. Ok, qua ti dice che non incontra tutti, tu fregatene. Vai su adesso. Lui ha caricato la rete. In questa scheda nodi ti ha Ah, eccoli caricato tutti. tutti gli attori e Ah. qui invece c'hai attributi. Ok? Clicco. E hai attributo 1, 3, 6, 7, cioè nella tua rete c'hai 1 fondazione, 2, Cooperative. 3 associazioni, poi c'hai 6 6 impresa sociale e 7. e Manca consorzi. comune. Perché probabilmente quegli attributi saranno utili quando aprirai quella terzo settore enti. Questa è solo quella tra organizzazioni del terzo settore. Ok. Una volta che caricato gli attributi, dai il Sì. colore e lui ti ha caratterizzato. A questo punto, quello che dicevo prima, che ha caratterizzato solo col rosso tutti gli Sì, attributi, qui puoi far questo. scomparire tutti gli attributi e guardarli Ok. singolarmente. Quindi gli Ah, chiedi, mi fai vedere l'uno? Ok, la rete ok. dell'1, un'unica fondazione, col carattere 2 invece che cosa c'ho? La rete delle cooperative sociali. Il 3 invece la rete delle associazioni. Ah, E perfetto. 4 l'impresa sociale che è una. 7 consorzio. Con quest'altro tastino invece lui che cosa fa? Parte dall'inizio, mi dà prima l'attributo 1, quindi la fondazione, poi mi fa visualizzare anche il 2, ma lo aggiunge, non fa Ah, ecco, vedere aggiungo solo. Fino a ricomporre poi la la rete rete. Ah, definitiva. Sì. ok. Dai, va bene. Vabbè, andiamo in pace. Vediamo questo questionario. Abbiamo capito qual era il problema. Dicevo che quegli attributi non sono tutti presenti nella rete del terzo settore. Perché nell'altra probabilmente comparirà ad esempio il comune, l'ente privato, l'ente morale, nella rete enti privati col terzo settore, che è l'altra. Appartiene alla stessa È ricerca, sempre la chiaramente stessa ricerca, l'ente. sì. Però è la rete tra queste 33 organizzazioni e le 33 organizzazioni più il comune, altri enti. Quella su cui avete sperimentato prima è la rete interna al terzo settore. Ne approfitto, cioè che se io volessi verificare quello che le ho detto, il legame, Sì, come. ok. Immagina di avere la matrice informale del terzo settore, dove al posto di avere solo il valore 1 per i legami, hai un valore 1 dove c'è quello informale, 2 legame formale più informale, quindi tu ci metti 2. E il valore 3 per un altro tipo di legame. Quindi hai in quella matrice dei legami che si caratterizzeranno per 1, 2 e 3. E deve essere comunque di questo tipo, cioè deve avere Sì, proprio una vera e propria matrice, quindi esatto. con Casi per casi, per caso per caso. caso. E quindi ad esempio avrai caso 2, caso 3, caso 2, caso 3. Allora, in questo. Supponiamo che queste organizzazioni condividono in maniera molto semplice un tipo di legame, di qualunque tipo. No, questo è 0 perché è sempre la diagonale è sempre 0. Quindi l'organizzazione 1 condivide un tipo di legame, l'organizzazione 3, 1 con la 3 condivide tre tipi di legami, che vengono definiti legami multiplessi, cioè la sovrapposizione di più legami. E così anche in questo caso 3.
2-1. Quando andrai a inserire questa rete, lui ti farà la rete tra i diversi attori. Sì. A un certo punto però noi chiederemo al programma di ci selezioni solo il legame con valore 1 e lui ad esempio ti fa vedere solo quest'altro legame. Certo. Oppure mi selezioni il legame solo con valore 2, certo, scompare questo, mi selezioni il legame con valore 3, appare solo questo. Nel momento in cui lui mi fa vedere il legame ad esempio 2, valore 2, io dico ok, mi hai fatto vedere il legame con valore 2, mi fai più spessa questa linea o me la colori diversa? Oppure quando mi hai dato il legame 3 io inspessisco ancora di più la linea, per cui quando avrò il network complessivo avrò una rete composta da un legame di questo tipo, sì, sottile, uno un po' più spesso, ancora più spesso, oppure uno giallo, uno rosso, uno verde. Perfetto. Oppure quindi uno tratteggio. Questo metodo lo posso utilizzare anche, come dicevo, per segnalare il range, diciamo, la forbice del valore dei contratti. Del valore dei contratti, oppure stabilire l'intensità delle relazioni tra le organizzazioni a seconda, ad esempio. Stabilisco che io e te abbiamo un legame tanto più forte quanto più soldi scambiamo. Quindi l'organizzazione 1 e l'organizzazione 2 sono ancora più legate tra di loro perché hanno un rapporto che si basa anche su un forte scambio economico, a cui do valore 4. Ok.
La rete dovreste averla già caricata. Non... L'abbiamo vista prima, l'abbiamo già caricata questa. Sotto però è forse un'altra. Eccola lì, da lì. Questa pagina sì. Questa? Sì. Apri l'altra. Chiudi anche queste due che ti si sono... Perché mi sono fatti tutti quelli della... Ok, chiudi. Chiudi. Vai, file, salva. Come diagramma JPEG. Ecco qui. Adesso ho chiuso tutto, devi ricaricare la rete e dopo gli attributi. E riaprirli con A, la cartella. Con la cartella A. No, 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 già ti ha salvato, devi solo raffigurarla qui. La, la apri, carichi di nuovo quella informale. Quindi vado. Ok. Ho fatto la size. Ok. E poi, sempre da UCI, da NetDraw, puoi caricare l'attributo. Quindi, io richiudo questo. No, 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 no. Devi tenerla aperta. Infatti, una volta... Sì, e carichi l'attributo. Quindi, lasciandola aperta, ora... Sì. Quindi, faccio così, sempre, al terzo settore. Attributo. Ok. Ok, ne vede di più rispetto. Adesso qui nella schermata nodi, se vai sul menu a tendina dovresti trovare questo, fai colore, e ti ha caratterizzato. Come facevo vedere... Quindi va lasciata aperta comunque la... Sì, è importante ragazzi questo. Quando lavorate su una rete, qualunque cosa aggiungete di forma, di colore, caratterizzate in qualunque modo la rete, ricordatevi di salvarla una volta che l'avete più o meno inquadrata ed è più o meno definitiva, perché nel momento in cui la chiudete volete ricaricare altre cose, lui vi riapre la rete di nuovo di partenza. Quindi qualunque posizionamento abbiate dato ad un nodo o qualunque lavoro abbiate fatto manuale all'interno della rete viene perso. Quindi la salvate come save as diagram, credo sia, nella funzione, adesso la guardiamo, e lo salvate come JPEG, cioè vale a dire la salvate come un file che non è, sì, però non è modificabile, quindi qualunque altro, altra variazione vogliate fare, dovete ricaricare di nuovo la rete, lui vi aprirà la rete omogenea, ci caricate gli attributi dentro e ci lavorate su. Sì, allora in questo caso abbiamo colori diversi e, per forme giuridiche diverse e poi hai caratterizzato anche per forma, ok, sì, ok, e dimensione, sì. E tra l'altro qualunque nodo poi vogliate caratterizzare singolarmente, potete farlo andandoci su, cioè evidenzia un nodo qualunque cliccandoci. Quindi non lo so, quello che vuoi. No, anche dalla rete. Anche dalla rete. Dalla rete. Questo, ok. Una volta entrato qui, hai tutto il menu properties, che è proprietà, quindi nodo, puoi dare un simbolo diverso, un colore, l'ampiezza, la forma. E così anche per le linee. Per esempio, la grandezza. General Active Node, ok. E quindi qui io per esempio do 10. Sì. Ok. E l'ha ingrandito di un pochino. Questo è selezionando più nodi. Ad esempio, se volete cambiare la forma del nodo, non so, delle cooperative sociali. Vi selezionate solo il gruppo che ha carattere 2, che è cooperativa sociale, e potete lavorare sul gruppo. Sì, e così, oppure andando sul gruppo 3, che sono le associazioni, oppure a quando volete visualizzarle tutte. Questo lo utilizzeremo per
mi cade perché lo utilizzeremo per i legami, ecco, infatti. Quando avremo, come vedremo nelle prossime esercitazioni, legami multiplessi, cioè che sono legami che contengono ad esempio più di un contenuto, possiamo caratterizzare il legame a seconda dello spessore, dando al programma, chiedendo, mi fai vedere solo il legame come in quel caso, no? È un esempio. Vedete, lì c'è il legame con valore 1, valore 7, valore 4, a seconda del valore che vedete sul legame. Esatto. Quindi richiedete di visualizzare i legami uguali a 1. In questo caso lui vi lascerà nella rete tutti i legami che hanno valore 1. E lì date un colore, date uno spessore. In questo caso abbiamo ad esempio dato lo spessore base a tutti i legami 1 e 2. Questo che è più evidente a 7 è un esempio, magari cumula diversi contenuti. Esatto, e per distinguerlo si poteva distinguere anche rispetto ad esempio al colore del legame. Quando io ho selezionato per determinate dimensioni, sì. In base agli attributi che bastano, da una dimensione maggiore. Sì, sì, sì. Legge in effetti gli attributi. E, perché avevate solo una colonna? Quando ad esempio calcolerete gli indici di centralità, caricando quelli avremo. Ma per una volta che cosa gli indici, per inserire come attributi? Il programma dà la possibilità, voi calcolateli intanto su CINET, quindi la procedura nel menu network indici di centralità, li guardate, selezionate i dati più importanti, dopo vi faccio vedere come per alcuni indici in automatico il programma li carica direttamente come attributi, cioè li calcola, li carica come attributi e dopodiché li elenca in questa, nella colonna attributi dove adesso avete la forma giuridica e vi darà ad esempio il degree, la betweenness, la centrality. No, lì lavorate sugli indici provando a cercare di capire le differenze in termini di ampiezza, di gradi, se ci sono qualche soggetto, come cambia tra formale e informale sovrapposta. Per la rappresentazione grafica dopo facciamo il passaggio automatico. È chiaro che caricare il dato in Excel comunque vi è utile anche se volete poi, non so, costruire una matrice, una tabella in cui avete individuato delle informazioni che volete rappresentare e ricopiare il dato. Io non tutte le prendo. Eh? Non lo dà? No, più che altro a me due file dice sono corrotti, ci sono danneggiati. Aspetta, posso? Certo. Allora proviamo. Network. Volevi fare il degree, giusto? Che mi avevi. Sì. No, stavo calcolando la densità. Eccolo qua. Ok. Sì. Dove ce l'hai salvato? No, sì, però non so. La rete è il terzo settore. Ah. E, qualcuno l'ha già fatto? Avete prodotto ad esempio il degree sulla rete terzo settore informale? Sì, eccolo qua. Ah, enti informale, quindi questa crea problemi. Vediamo qua. No, a volte su alcune le dà. Prova un'altra rete. Terzo settore, io la mia informale.
Questa è... la stai provando a copiare nella griglia? Su quale? Terzo settore? Adesso la provo. No, volevo un attimo vedere. Questa era la rete informale, il degree, che mi aveva chiesto lei, giusto? Non riuscivi a calcolare la rete del terzo settore informale, il degree. E qui la apre. L'hai provata a simmetrizzare? Adesso lo vediamo. Qual era l'altra, Fabio? Aspetta. Thank you.
Ci sono dei nodi isolati. Infatti è strana sta cosa. È assolutamente impossibile. Ma non li possiamo togliere dalla matrice? Sì, no, infatti volevo vedere se mi apriva le etichette. Ah, per capire chi sono quelli? Ce ne apriamo un'altra. Allora, informale. Questo no, qua non ci sono nodi isolati per esempio, però no. Non mi dai codice. Sì, in ogni caso non è legato questo per esempio. No, no, ma infatti ho visto, cioè a meno che non è tendente a... Ma però non significa niente, cioè, è approssimato a uno, ma non può essere uno. Eh no. Se facciamo misure multiple, quali? C'è una funzione misure multiple in cui esce anche la densità? Da qui, aspetta. Equation. Tra le misure di coesione, misure multiple. Aspetta, network coesion, vai sopra, misure multiple. Sopra. Qui. Questo, vedi qua. Formale. Infatti vedi densità è 18, ecco qua. C'è qualche bassa. Aspetta, adesso io lo diciamo. Ragazzi, provate a calcolare la densità della rete che per adesso si dà come un cerchio attraverso la misura di coesione, che è la prima luce che trovate in coesione. E lì anche la densità. In network c'è questa funzione qui, network, misure multiple, e la prima, network level, vi dà anche il livello di coesione con una serie di misure. E all'interno c'è anche la densità, che calcolata singolarmente è pari a 1, e non è possibile perché in questo, attraverso questa misura invece vi dà la densità corretta. Sì, multiple measure. Sempre quello stesso file, quello simmetrizzato, esatto. E infatti in questo caso, ad esempio, questa è la rete informale, sì, non simmetrizzata. Non simmetrizzata. Questo, sì, density 0,37, 0,3. Questa, chiudi un attimo questo. Chiudo? Sì. Riapriamolo. Ok. Ok, riprendi. Questo è il settore informale. Ok. 22,3%. Ok? Sì. Una density. Ci sarà qualche... Tra simmetrizzata e non simmetrizzata è possibile ci sono le differenze qui? Sì, ci sono perché avete... Quindi vediamo se fai anche tu la simmetrizzata, dovremo trovarci ovviamente con lo stesso valore. Informale, ok. Eh sì, è la stessa. Siete riusciti a calcolarla? Perché generalmente la dovrebbe dare dall'altro indice che abbiamo visto. Però ci sarà sicuramente qualche errore nella matrice, per cui vi dà densità massima quando in realtà non è così. Infatti se la calcolate in questo modo dovrebbe darvi l'indice di densità. E di coesione.
È uscito? Sì. E quindi in questo caso è di 0.2. Dove sta 0.2? E in questo dove caso sta? Density. E 22 tu l'hai fatta però sulla matrice non simmetrizzata. Se simmetrizzi questa matrice, avrai un... No, per simmetrizzare no. Da sempre usi INET. Qualunque procedura, diciamo, di lavoro sulla matrice va fatta qui. Vogliamo chiamare qualcuno per fare la simmetrizzazione? Sì. I file degli attributi sono uguali per entrambe le cartelle? Sì. Uno per sì, sì, dovrebbero vederli, perché ci sono alcuni attributi che in quelle del terzo settore non figurano, tipo il 4, il 5. Ah. Sì. Vediamo un attimo la simmetrizzazione. Vai. Ragazzi, guardate un attimo che adesso spieghiamo come si simmetrizza, perché è importante quando lavoriamo con le misure raggiunta la densità. Ok? E dovresti... Terzo settore formale? No, ecco, è formale. Prendo da qui. Stai importando prima la matrice? Sì, c'è dentro. Sì. Ok. Sì, ok. Sto prendendo prima il terzo settore informale. Avete visto il percorso precedente? Data, import. Allora, lo rifaccio. Sì, sì, sì. Allora, si va dalla finestra base di USINET, da data, import Excel, perché è una matrice Excel che dobbiamo prenderci. Ovviamente le matrici. Si clicca. Lo si cerca, si sceglie il file di cui si ha bisogno, io sto prendendo quello informale, lo si apre, mettere la spunta in foglio, altrimenti non esce nulla, si fa ok, e vi esce questo che salva automaticamente. Questo è il foglio TXT simmetrizzato, che useremo fra poco, per costruirci il nostro grafico. Questo non è ancora okay, no. Simmetrizzato. Ah no. Non è ancora okay. Simmetrizzato. Adesso abbiamo simmetrizzato. Un attimo solo. Allora, per simmetrizzarlo. Data. Sempre in trasform, data. Scusa. Ok. Ah no, questo. Ok. Symmetrize, sì, eccolo qui. Eccolo qua. Prendo lo stesso file. Non stava qui, no? No. Rete terzo settore informale. Ah, eccolo, 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 eccolo. Che l'ho salvato automaticamente in questa sì. Cartella, quella di origine. Qui non tocco niente, faccio ok ed esce sempre questo tipo di file simmetrizzato e che si salva automaticamente. Symmetrize. Ok. Okay. Adesso io posso ricavarmi il grafico simmetrizzato da questa cartella al momento, perché ancora non voglio caratterizzarlo con gli attributi. Terzo settore simmetrizzato informale, no? Sì. Eccolo qua, c'è il sim che mi dice che è simmetrizzato, lo apro, qui non bisogna mettere spunte, facciamo ok, mi esce il grafico. Ora, per caratterizzare il grafico, cioè unire questo grafico con gli attributi e quindi distinguere i diversi nodi, innanzitutto io mi posso togliere le freccette. Cliccando in questa freccetta, questo bottoncino con la freccetta, se sta on mettere off, faccio ok, così mi pulisco un po' il grafico. Poi vado nella quarta cartella a partire da sinistra, quella con A attributi, mi riprendo però questa volta il file degli attributi, adesso settore degli attributi, ah no, non sta qui, è vero, il lab. Terzo settore. Oh no. Dove sta? No, sale ancora. Ah, eccolo. Non è salvato. Ah, il file del settore forse dopo più su. Ah, sta fuori proprio forse. Se no lo possiamo... Non è stato ancora caricato. Ah, ecco. Quindi
Lo dobbiamo caricare. Sì. Non è stato ancora costruito il file, quindi possiamo eliminare questo grafico. E lì lo devi importare però da CINET. Eh sì, questo quindi lo possiamo togliere perché... Ok, sì. Ok, sempre da data. Importiamo la matrice degli attributi. Attributi, ah, eccolo qui. Eccolo qui. Questo ci crea sempre il file. Ecco, ricordatevi sempre della spunta nel foglio. E ci dà questo file sempre in txt dove ci sono tutti gli attributi e che ci consentirà di guardare meglio il grafico. Questo è già salvato automaticamente. Adesso mi posso ovviamente costruire il grafico. Sì. Ricaricare, ricaricare sì, la matrice precedente per avere simmetrizzato. Ricordiamoci che è quello simmetrizzato. Lo apro. Ok. Ora, ricordate questo bottoncino con la freccetta che mi consente di eliminare le frecce degli archi. Ora, in questa cartella, quella con la A, io posso caricare il file degli attributi che mi consentirà poi di distinguere. Prima. Ah, eccolo, sì. In ordine alfabetico, giustamente. Eccolo qua. Ok. Questo non lo devo salvare. Ok. Ovviamente al momento non succede niente perché? Perché io poi devo andare qui nell'identificativo dei vari nodi, secondo la mia forma giuridica, quella che io ovviamente ho lavorato e ho caricato. No, adesso no? Non ti ha caricato. Ah no? Ti ha caricato un unico attributo. Ah già sì, è vero, c'è un unico attributo. Ma è un problema mio o ho sbagliato? È un problema di software. Ah. Perché con loro... Vabbè, posso far vedere... Sì, ok. Ok. Chiudiamo questa rete, andiamo sulla densità, però abbiamo detto che dobbiamo usare questo, altrimenti ci dà densità col vecchio funzione. Network livelli, questo formale, noi abbiamo lavorato, no, su quello informale, simmetrizzato, eccolo qui. Eccolo, qui ci sono i vari indici, tra cui quello di densità che mi dà il 37,7%, che è molto bassa, però è... si può utilizzare perché appartiene alla fascia media, abbiamo detto, no? Dal 31% al 60%. Ed è da salvare ovviamente, perché questo non lo salva automaticamente. Lì. Beh, in effetti... Perché io ho salvato i grafi, però questi qua, no? Per poter, senza... Appesantisce tutto, ogni volta... Beh, tieni conto che qualunque... Questo e questo sono uguali, file uguali. Sì. Adesso non so se sono due file collegati tra di loro che il sistema produce, però se vuoi magari organizzarli in un'altra cartella, puoi andare nella pagina iniziale di UCINET. No, io dicevo, nel momento in cui io sto facendo un lavoro di ricerca, stiamo facendo sì. Questo lavoro, e poi devo rispondere. Io devo per forza chiamarlo in volta per volta, non posso avere... No, nel momento in cui l'ha creato è lì. Però un file a parte... E vuoi raffigurare la rete? Lui nel momento in cui l'ha importato, il file dall'Excel a OCINET, ha creato il file, è lì. Non bisogna importarlo di continuo. Una volta che l'ha creato la prima volta, in quella cartella c'è. E quindi basta andare in NetDraw e richiamare il file che ti interessa. Assolutamente. La rete formale. Sì. Gli indici. E in quel caso conviene calcolarlo. Prendere il dato che interessa, riportarlo in Excel e confezionare una tabella riassuntiva, se c'è, oppure se una volta che ti ha dato l'out. Gli indici li vediamo adesso come li riporta in NetDraw, c'è un modo però
come dire, la caratterizzazione grafica, l'indice in sé per sé può essere salvato in file TXT oppure lavorato e copiato e incollato in Excel che produce una tabella. Però per la rappresentazione grafica il programma fa saltare tutta una serie di passaggi, per cui non c'è bisogno di produrre il file Excel, non c'è bisogno di produrlo, ma si calcola direttamente in NetDraw e lui poi lo produce. Però per quanto riguarda i dati, insomma, di interesse che magari uno punta li deve riportare in Excel. Quella adesso praticamente sul grafo la trasformazione con l'indicazione della coesione, per esempio. Lo fa. Vediamo come attributi. Sì, usando la finestra degli attributi. Lo vogliamo fare un attimo. Sì. Calcolare la densità e concentrate. Ok. Su rete concentrata, che però non so se vediamo di default. Rete concentrata, vedi la densità della densità di Diablo Network. Vediamo se di default funziona meglio, vorrei. Questa parte adesso questa è informata, sì. Ma non no, che ci dava l'attributo. Che è differente due c'hanno. È sempre quello stesso problema di prima, che dava densità pari a 1. No. Non volevo vedere Ego Network. Qui lui mi fa vedere gli Ego Network dei soggetti. Mi fa vedere gli Ego Network. Sì, però io le vorrei. Voi, mi serve una rete ego centrata. Copiare come attributo. L'indice. La densità. E lo. Sì, copiare come. Viene qua in automatico. Se noi carichiamo la rete, ad esempio informale, simmetrizzata. Posso caricare direttamente misure di centralità. Beh, lui me le dà tutte, io gliele spunto. Me le darà comunque. Ma no, di centralità, di densità. E la questione no. Ah no? No. Vedi la grossness? Questa me le dà. Solo la grossness. Me le dà tutte, aspetta. Io da qui poi ce l'ho tutte. Quindi gli do il degree e gli do size. Allora facciamo un inferno attimo questo. Un attimo. Ragazzi, solo un attimo. Allora, la rappresentazione grafica degli indici. Mi chiedevano alcuni di voi come è possibile importare gli indici di centralità come attributi. Vi dicevo che per evitare tutti i passaggi di copia e incolla in Excel, importare il file, il programma nell'ambiente NetDraw dà la possibilità di caricarli in maniera automatica come attributi. Vi faccio un attimo vedere il passaggio. Allora guardate un attimo con attenzione senza scrivere e dopo lo scrivete, ok? Riapriamo sempre dall'ambiente NetDraw la solita matrice su cui stiamo lavorando, rete informale simmetrizzata. Okay. Tra le funzioni di NetDraw abbiamo la funzione analysis. Da qui possiamo calcolare le misure di centralità applicate al network. Lui ci darà tutta una serie di misure che noi calcoliamo dando ok, e in automatico nella menu a tendina abbiamo caricati tutti gli attributi. Quindi le misure di centralità sono attributi adesso dei nodi, quindi a seconda del tipo di centralità che vogliamo applicare facciamo scorrere il menu a tendina e utilizziamo lo specifico indice di centralità, in questo caso il degree, che è quello che abbiamo già visto. Per esempio, selezioniamo il degree, diamo come caratteristica la modifica della dimensione del nodo e abbiamo il... Quindi abbiamo i degree di tutti. Oppure con la betweenness
Vedete, lui, come ho selezionato Betweenness, mi ha dato per ciascun nodo il valore. Quello che vedete lì in colonna, i numeri, sono tutti indici di Betweenness dei diversi nodi. E quindi in questo caso, in maniera molto molto rapida, possiamo caratterizzare il nodo a seconda dell'indice di centralità che vogliamo. Ok, allora venga qualcuno di questo tavolo a ripetere la procedura. Vieni, vieni. Dai, dai, vieni. Vi dovete esercitare, sennò che succede? Guardate ragazzi. Sì. Sì, 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 sì. Apro il file da NetDraw. Rete terzo settore informale simmetrizzato, vero? Sì. Sì. Ok. Quindi questo è il grafo, poi dal menu tendina analysis, scelgo l'opzione misure di centralità, vabbè, le mantengo tutte selezionate, ok, adesso le ho elaborate, dal menu a tendina scelgo una delle misure come il degree e poi una volta selezionato scelgo in base al colore o alla dimensione, appunto la dimensione in base dei singoli nodi in base al livello di degree. La domanda che stavo facendo è: allo stesso tempo si può anche comunque mantenere differenze di colori in base agli altri attributi? Comunque non si resettano gli altri, sì, attributi. Ok, perfetto. Cioè, una volta caratterizzata la rete di base con l'attributo forma giuridica, possiamo calcolare gli indici in questo modo e attribuire la dimensione all'indice prescelto, per cui lui manterrà il colore che riflette la forma giuridica e l'indice di centralità a seconda della dimensione. Oppure sì. Sì. No, siamo, sì, ok. No, lui già in questo caso seleziona tutte le misure di centralità. Perfetto. Qui, perché qui è la caratteristica delle relazioni. Esatto, di quelli che abbiamo visto, la degree, Betweenness, closeness e l'eigenvector. E rispetto alla size, scegliamo in genere size perché non l'ha caricato. Perché generalmente è quello che riesce a dare un impatto. Sì. Non cambiano? Questo sì. Quindi è the size. Close. Purtroppo a volte ci sono questi limiti che derivano dal programma di prova. Quindi cosa faccio? Rimporta di nuovo. Questo settore? Sì. Sì. Ci faccio sai se riesce così.
Okay. Perché già l'ha ingrandita, ha semplicemente proporzionato ancora in maniera più grande, sì. Il colore però in questo caso da diversi colori, sì, è come se li raggruppasse su questi e non sulla forma giuridica. Quindi converrebbe magari caricare prima come colore la forma giuridica, per cui manteniamo il blu per le cooperative, il nero per le associazioni e una volta poi importati gli indici di centralità caricare il degree a seconda della forma. Quindi potremmo vedere ad esempio nel gruppo di cooperative quelle più centrali per betweenness o per degree. Sì. No, gli attributi no, perché sono delle proprietà, delle caratteristiche del mono. Non va. No, no. Nella rete sovrapposta che vi ho dato in effetti era già stato fatto questo, cioè i legami che ci sono lì coincidono col doppio legame sostanzialmente. Cioè, due materie separate, non sì, e in effetti nell'analisi io che cosa avevo fatto? Avevo sovrapposto formale e informale e tenuto solo i legami dove i due coincidevano. Io l'ho fatto in Excel, l'ho fatto in Excel. Sì. Sì, io avevo le due matrici uguali, però una rappresentava informale e informale, in Excel le ho sommate, per cui ho notato che dove c'era solo uno era la presenza solo di uno dei due legami, e due invece era la somma, ecco, dei due, e quindi poi l'ho tradotta e l'ho ripresa come rete sovrapposta, perché a me interessava capire. Siccome avevo visto che gli indici di la densità delle due reti, formale e informale, era abbastanza simile, quindi significava per me che dove esistevano legami informali tra le organizzazioni, in quel caso generalmente si stipulavano anche accordi di carattere formale, quindi tenerli separati non aveva un grosso significato. Avresti due grafici. Sì, e tra l'altro sarebbe molto confuso, esatto, e potresti più che altro avere un'unica matrice, costruirla sempre in Excel, in cui, come dicevamo prima, hai tre diciamo codici, uno uguale formale, due uguale informale, tre uguale sovrapposto, per cui caratterizzare il legame rispetto allo spessore, al colore, rispetto a questi tre. Esatto, esatto. E in effetti il valore 3 mi veniva proprio fuori dalla somma di 1 più 2. Come no? Provo a venire. Sono limiti del programma di prova che ha alcuni buchi. Voglio provare a ricaricare di nuovo la rete iniziale. Sì. Terzo settore. Sovrapposta. Okay. E adesso analizzare centrante. Proviamo set node by size per closeness between. Proviamo a dirglielo qua, proviamo.
Allora il degree me lo dà. No. In teoria dovrebbe. Sì, in teoria dovrebbe fare la stessa cosa. Però sì, dovrebbe farlo così. Sì, non li mantiene pur avendoli caricati come attributo? Ok, prova. Adesso te la mantenuti, cioè tu adesso c'hai, ad esempio, tutte le cooperative sociali. Ah, qui te l'ha tolto però. Se faccio io. Okay. E per colore? In questo caso le ha tenute. Perché tu c'hai il blu, sono le cooperative sociali. Sì. Rosso le fondazioni, il nero le. Secondo, il grigio le. Imprese sociali. Eccole. E provo a fare all. La scomparsa. Allora, quando dovremmo provarle a riprendere da nodi. E aveva disattivato tutti i nodi, per cui da nodi è un problema credo della versione di prova. No, e password Unisalento 2011 non la dà. Poi ovviamente lo potete lavorare sul grafico come preferite. Se vai in edit, prova, no? O layout forse, layout, puoi scaling, ordination, no, no scusa, chiudi, layout, move, rotate, si può spostare, girare, darlo, zoomarlo. Quello più vicino a tutti gli altri. Io credo che in questo caso ti ha invertito il ridimensionamento di nodi, cioè quello più piccolo e quello più vicino. Avrà qualche impostazione di default che ha reso. Perché che va, se prova a vedere gli indici, probabile. Probabile che abbia fatto questo, però guardando ad occhio la rete questa dovrebbe essere quello più vicino a tutti, quindi è come se avesse, però ovviamente è una cosa che anche manualmente in reti di queste dimensioni ovviamente si può riuscire a fare, ad esempio in proprietà nodi, single size, lui ti chiede tutti i nodi attivi, noi abbiamo attivato quello che è quello più
quindi poi una volta, per esempio, metto un valore a caso, una volta identificato attraverso la lettura degli indici da UCI, Nettuno può anche andare manualmente a lavorare sul nodo in particolare, senza ingrandire tutti i nodi. Possiamo individuare direttamente 2 o 3 nodi principali o 10 nodi e lavorarli singolarmente in maniera manuale attraverso. Su tutti i nodi, sì. Non soltanto sul principale. No, proporziona la grandezza del nodo rispetto agli altri indici, mantenendo la... che è un indice di... mi fai vedere un attimo. Questa qua, però adesso... Guarda, c'erano un paio di cooperative sociali molto... è la 18, adesso... ho anche la leggenda con i nomi in realtà, però per questioni di... credo sia una che lavora molto, è molto, non so se è anche associata probabilmente, lui è con il consorzio regionale, con questo grande consorzio. Oppure si trovano anche, dal punto di vista amministrativo, il comune ha delle municipalità a Napoli. E c'è l'elemento della territorialità, ci sono alcune cooperative storiche che in alcuni territori sono delle istituzioni da un certo punto di vista, per cui tutta la parte, ecco, anche perché hanno costruito un curriculum valido, per cui generalmente continuano a gestire dei rinnovi di progetti sull'educativa territoriale piuttosto che sull'assistenza domiciliare, e quindi sono punti di riferimento, cioè sì, cioè hanno proprio attraversato tutto il percorso di crescita e di cambiamento. Sì, io infatti ho reso in acronimo tutto e codificato le cooperative per mantenere. E tra l'altro potete anche lavorare sulle etichette, cioè cambiare anche il nome all'interno delle etichette del grafico. Se ritorni su NetDraw e proviamo a vedere su Property. Labels text, in questo caso ti fa, credo, lavorare anche, dovresti poter scrivere vicino a... Poi ovviamente il consiglio è non caricare un'unica rete con tanti attributi giocando su forma, dimensione e colore, ad esempio, cioè rischia di essere, reti molto fitte rischiano di essere poco leggibili, per cui ad esempio è meglio mostrare una rete, la forma giuridica, l'attributo in una rete, poi caricare magari anche il degree ancora tiene dal punto di vista dell'immagine, perché giochiamo col colore e con la dimensione. In questo caso, ecco. Giuseppe, adesso inoltre il questionario a te. Ok. Giro il questionario a te. Sono il degree. Sì, sì, sì. Il degree però tenete conto che è un attributo del nodo. No, quindi in questo caso tu hai caratterizzato il legame e non il nodo. No. In questo caso puoi caratterizzeremo nel prossimo futuro anche i legami multiplessi, cioè i legami in cui transitano risorse diverse o legami di natura diversa. E in quel caso lo spessore, il colore del legame potrà giocare a seconda di, ad esempio, condividiamo un rapporto professionale, di amicizia e familiare, ho 3 tipi di relazioni in un unico legame, lo rendo più doppio il colore. Spiegando lui. È inesatto, perché hai usato un attributo del nodo per caratterizzare l'altro elemento che è la relazione. Rispetto ad esempio alla durata del legame, se io do un valore che va da 1 a 5 a seconda del fatto che sia minore di un anno, maggiore di un anno, e do 1, 2, 3, 4, 5 dei pesi diversi. No, adesso non ce l'abbiamo. Oppure l'intensità del legame.
quanto reputi un legame intenso. Esatto, una matrice che poi produrremo, in cui una matrice caso per caso, invece di avere semplicemente 1 come indicazione di assenza e 0 di presenza, al contrario, l'assenza del legame, avremo magari valori 1, 2, 3 che indicano la presenza di un'intensità di rapporti. Rispetto alla questione della densità, mi dicevi? Ok. Non dovrebbe ti dà errore anche lì? No, potrebbe essere. Vediamo con il questionario, se no non sì. Lo fanno. Ok. Vedo un attimo. Sì, sì. Ok. Questo è il degree. Ok. Sì, sì. E questo qua già non te lo vedo, ok. Beh, questo è un problema di importazione della matrice. Prova un altro indice. E prova closeness. Vuoi caricare un attimo il file? Riapri. Sì. No, non necessariamente. No. Strano. No, le rimbalzano le matrici con gli indici. Ah, sì? Sì, sì, sono un po' idiosincratiche le matrici. L'importante è conoscere la procedura. $60 ti passa la paura. Vogliamo... Vai. C'è. Vai col microfono. Sì. Molto poco, soprattutto domani mattina, domani pomeriggio iniziamo a lavorare la presentazione. No, è lo spessore. Però... Sì, devi scegliere le gambe, naturalmente. Devi scegliere le gambe che puoi spessare. Quando ci sono le si vedeva proprio da... Ma in effetti sono modalità diverse per raggiungere lo stesso... Se siamo ragazzi a vedere... Aperto il questionario? Dovete aprire il questionario. Il microfono fa. No, lo facete adesso. No, quello era per una cosa, per vedere perché non arrivava il professore. 3 mesi senza legare. E poi la legata da più. Thank you.
intende? No, sto aspettando la mail. Sì, no, questo sì, no. A questo tavolo è già arrivato il questionario. È una nicchia che non funziona. Allora non è già terminato. Ditemi voi quando siete pronti. Non tutti ce l'hanno aperto. Vabbè, in ogni caso è esposto qui. Allora, adesso posso? Ok. Diciamo, questo è parte dell'esercitazione che inizieremo oggi e continueremo poi domani. È una piccola prova, esercitazione metodologica sul vostro capitale sociale. Fondamentalmente è un questionario diviso in 5 dimensioni. Se lo scorrete avete una prima dimensione strutturale, che è quella appunto che riguarda i dati strutturali, in cui vi chiediamo di riferirci qual è il vostro genere, l'età, la città di domicilio abituale e il dipartimento, l'ente di afferenza, cioè l'organizzazione presso cui attualmente lavorate. E questa è una prima dimensione analitica che poi si trasformerà nella matrice dei dati strutturali, quindi nei dati di attributo. La seconda dimensione analitica riguarda la vita familiare. Vi chiediamo di rispondere alla domanda: chi vive con te sotto lo stesso tetto? Noi ieri lo abbiamo detto che appunto ci sono famiglie, diverse tipologie familiari che vivono, convivono sotto lo stesso tetto. Noi vi chiediamo di dirci, riferirci con chi vivete nello stesso appartamento, nella stessa casa, in un range che va da nessuno, quindi siete una famiglia mononucleare, vivete da soli, siete single, fino ad altro, cioè vi chiediamo con chi vivete, animali compresi, cani, gatti, lucertole. Poi ci sono, come dire, i più privilegiati. Abbiamo lasciato, come dire, appositamente un indicatore forte di capitale sociale che è appunto la voce badante o per la ragazza o ragazzo alla pari, la governante, amici, colleghi, familiari, ma soprattutto vi chiediamo di indicarci il numero di queste persone per capire nel vostro appartamento, insomma, quante persone vivono. Poi il network situazionale, cioè la rete che in questo preciso momento, cioè nel momento in cui rispondete al questionario, avete, che è formata fondamentalmente, siccome lo vediamo, come dire, c'è un'evidenza empirica in quest'aula, dai colleghi con cui state lavorando ai vostri tavoli. Siete divisi in due gruppi, quindi il gruppo A risponde naturalmente per i componenti di questo singolo tavolo e il gruppo B risponde per i componenti dell'altro tavolo. Indicando in più però 5 persone tra colleghi e o amici e o familiari e o conoscenti che incontri e o con cui parli più frequentemente durante la settimana, o meglio durante questa settimana. Quindi vi chiediamo di rubricare, di elencare, oltre ai colleghi di questo tavolo, anche le 5 persone che durante questa settimana avete incontrato più frequentemente, con cui avete parlato più frequentemente. Avanti. Quarta dimensione, la vita professionale, cosiddetto position generator. Ci dovete dire qual è la professione delle persone che avete appena elencato nella vostra rete. Quindi per ciascuna delle persone che ci avete indicato dovete indicarci la professione. Anche questo, ragazzi, è un dato di attributo, quindi in quale delle due matrici va? Voi dovete fare due grosse matrici, no, una di matrice caso per caso, in cui indicate gli attori e li incrociate con gli attori stessi, e l'altra è quella degli attributi. Il position generator va naturalmente nella matrice di attributi. Potete fare una matrice a parte, quindi una matrice di incidenza fondamentalmente, in cui nella colonna 1 ci indicate i nomi e nelle altre colonne ci indicate le professioni, ok? Oppure fate direttamente conto che sia un dato di attributo e fate una matrice unica, una matrice di attributo unica, in cui la professione diventa, oltre al genere, alla città,
e alla non mi ricordo qual era l'altro attributo, l'età, diventa un altro attributo. Ok? Quinta e ultima dimensione, quella del capitale sociale. Naturalmente sono solo alcune delle innumerevoli domande che si possono fare sul capitale sociale. Vi chiediamo, tra le persone che hai nominato fin qui, considera esclusivamente gli attori con cui hai trascorso la maggior parte del tuo tempo libero negli ultimi 6 mesi, quindi fate un po' di mente locale. Che tipo di attività avete svolto in prevalenza tra quelle che sono elencate? Quindi avete con questi attori, con queste persone, fatto attività di volontariato, avete fatto attività sportiva, avete fatto attività culturale, vacanze insieme, chiacchiericcio, loisir, avete oziato e altre attività che non sono elencate nella tabella, ce lo indicate voi. La seconda domanda è: tutte le persone che hai appena elencato nella tua rete, tra tutte le persone che hai appena elencato nella tua rete, chi frequenta le seguenti organizzazioni? Quindi anche qui naturalmente matrice di affiliazione, no? Persone ed eventi. Ciascuna di queste voci, organizzazioni scientifiche, corsi di laurea, dottorato di ricerca, rappresentano degli eventi. Naturalmente ciascuna di queste persone, voi stessi, potete partecipare contemporaneamente a più di queste organizzazioni, a più di questi eventi, ok? Anche questi vanno nella matrice di attributi. Vai avanti. Ok, basta così. Quindi adesso, nell'ora e mezza che ci resta, intanto rispondete al questionario. Ciascun gruppo è chiamato poi ad organizzare i dati che verranno rilevati dal questionario attraverso le matrici. E questo lo faremo tra oggi e domani mattina e anche penso domani pomeriggio, perché verranno fuori una serie di matrici. Vi diremo domani mattina che tipo di indici bisognerà calcolare e venerdì ci restituirete voi il lavoro fatto, organizzando a seconda della, come dire, elaborazione di gruppo il lavoro stesso. Tenete conto che avrete tante matrici quanti siete voi, perché saranno tutte fondamentalmente reti egocentrate, ma dopo queste reti egocentrate dovranno diventare una rete sociocentrata, quindi un'unica rete che come dire, in qualche modo rilevi una parte o più parti del questionario. Quindi non è necessario che, naturalmente, perché altrimenti non finiremmo in una settimana, non è necessario che ci restituiate tutte le dimensioni del questionario, ma anche una soltanto, cioè nella rete sociocentrata di ciascun gruppo dovremmo capire qual è il, come dire, quantum di capitale sociale o qual è la qualità del capitale sociale, quello che ci interessa di più, dato che abbiamo affrontato il tema del capitale sociale. Okay? Quindi per oggi lavoriamo singolarmente rispondendo al questionario e facendo come dire, le matrici egocentrate, e domani lavoriamo in gruppo.
vuoi tu il microfono? Vendolo, vendolo. Vendolo, vendolo. Abbiamo già quattro governatori che, no, tre, vengono, quello della Sicilia, Campania, e poi aspetta, la Caldoro, i governatori. Caldoro di sexo. Veramente. Lui ha dichiarato che è andato con la moglie con veramente. Ma fa notizia sta cosa. Sperando che gli attributi li carichi tutti quanti. Prima l'ha caricato in per volta. Individualmente fanno una sola matrice. No, anche perché altrimenti è un attributo che non vi distingue in nulla. Se mettiamo Università del Salento e siete tutti dell'Università del Salento, non avremo un attributo, non sarà caratterizzata dall'appartenenza a dipartimenti diversi, ad esempio un'integrazione tra statistica piuttosto che... l'importante è che trovate un criterio di catalogazione del unico, in modo che dopo due persone che frequentano lo stesso dipartimento hanno dato lo stesso nome e quello rappresenta una categoria. Quindi non so, usate il corso di laurea, usate tutto il corso di laurea, per cui avremo tre corsi di laurea in sociologia, uno in scienze della comunicazione, perché altrimenti tu, faccio per dire, potresti mettere il corso di laurea in sociologia e lei chiamarlo dipartimento di scienze sociali, però avete la stessa cosa, io però avrò due attributi diversi per una categoria che però è la stessa. Quindi utilizzate i dipartimenti se riuscite a... Perché comunque la differenza è lo stesso dipartimento, anche due è vero, però alcuni dottorandi, altri studenti, altri ok, allora magari potete mettere, aggiungere quest'altra, dicevo, se mettono nel dipartimento lo stesso dipartimento è un attributo che non differenzia nulla, cioè saranno tutti del dipartimento di scienze sociali. Però è un'informazione che ci serve? Sì, però non, per esempio, se è sociologia piuttosto che scienze della comunicazione. Il dipartimento che è scienze sociali piuttosto che chimica. Ci interessa la macro voce categoria. In questo momento, diciamo. Okay. Alcuni erano studenti, alcuni dottorandi. E quello ce l'hanno dopo, però. Ce l'hanno? Ce l'hanno se frequentano un corso, un dottorato. A noi interessa l'afferenza per il capitale sociale, non il titolo di studio. Ci interessa il capitale sociale. Quindi se hanno, se sono studenti di Dipartimento di Scienze Sociali piuttosto che di Chimica, hanno un'attitudine maggiore verso il capitale sociale, si crede, no? O studenti o dottorati. Quindi non distingo sociologia da scienze della comunicazione, non tutto scienza chiesto. Sociale. Sì, non glielo abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto il titolo di studio, no? No. Abbiamo chiesto il titolo di studio, no, il lavoro delle cose, ma tutto non possiamo chiedergli. Sta chiedendo quanto possiamo spendere per mangiare. Stiamo stasera a Froglia. Allora questo anche si manda a casa. Stanno? Come stanno? Dormiamo. Stasera, vabbè,
verso le 8. Ci abbiamo... Devo comprare i regalini, vabbè. A chi? No, ma hai detto che dobbiamo andare a sta cena stasera. Domani. Domani? Sì. Non hai detto... Ah, giovedì, hai ragione. Domani. Tu c'hai caramelle? Come? C'hai caramelle? Voi sì. Poi domani mattina vediamo che indici possono calcolare. Ma non fatto la tua posta? La tua posta? Chiudi, chiudi. Capitale sociale, capitale sociale. Quella pure si può. È vero, bravo, quello è maturo, per esempio lì potrebbe prendere una cosa dei ruoli, no? Cioè chi ti scrive, quante volte ti scrive, per che cosa ti scrive e anche le prosopopee della gente. Guarda quello per lui, professor Luigi Maria Sicca. Dove? Lui stesso. Il, ah, si è scritto. Ah, sì, sì. Cioè ti arriva così. E lì devi individuare gli ego, gli alter, quindi chi vive con te. Sì, nomi, sì, fittizio, reale. No, è il numero e anche quante persone, quindi. Cioè, perché, vabbè, in questo caso in effetti avrai il numero di partner, bambini, altri familiari, e la somma totale di queste persone mi darà l'ampiezza del tuo network. No, no, sì, perché in questo caso non avresti, puoi mettere il numero complessivo, in effetti, però non ti caratterizza il... Sì, potresti utilizzare quelle categorie, immaginate una matrice in cui c'è ego e quindi poi ci sono... tutte quelle categorie, le categorie, uno che è presente e poi magari potete creare in una colonna a parte il quanti ne sono, in modo che ad esempio se ho tre colleghi che vivono con me io lo potrò utilizzare come attributo, però quella è la vostra rete. Voglio due. Quindi, allora in riga mettiamo di nuovo il nome. Su un altro foglio, giusto? Sì. Ah, ma lo posso fare sul foglio 2, non ci vedo che andiamo. Sì, intelligentissimo. Allora. Come cacchio è qua? Poi abbiamo nessuno. Quindi per ogni tutte queste voci dobbiamo mettere. Ma forse adesso sì. Bisogna metterlo però. Cioè, metto cosa tutti in zero e è zero. Cioè, se nessuno metto uno. E poi tutti in zero. Una volta che esatto, qualcuno c'è, cioè, insomma. E allora anche a nessuno dobbiamo mettere zero. O non mettiamo nessuno, cioè proprio così, siamo qui, quindi una volta che c'è zero. Perché lui ti dice oltre a te chi abita. Quindi se metti uno vuol dire se metti uno a nessuno ti conta come se qualcuno abitasse con te. Esatto. Ma a questo punto non lo metto. Nessuno non ti conta. Non lo mettiamo proprio. No, lo mettiamo proprio. Se no io non mettiamo perché nessuno. Concentrato, quindi se... Perché se il totale è zero è chiaro. Se non mettiamo nessuno nel momento in cui non c'è nessun altro, c'è sempre zero con la. Cioè alla fine il totale si vede che se è zero è nessuno. Infatti. Soltanto a noi sarà complicato perché altri familiari. Sulla domanda la tua vita familiare, mi chiedeva in effetti come lo trattano quel dato? Cioè un ego diventa un ego network con chi stai?
se metto li uno, se c'è partner, riprendo le categorie. Quella è un'altra persona la rete, però. Nella rete, che sta nella rete. Quindi sono persone che stanno nella rete. Sì, decidono loro se fare una parte o mettere nella stessa rete. Nella stessa rete di lavoratori, però poi non risalta. Quindi se loro dicono un partner per tre figli dovranno conteggiare poi nelle network. Quindi questa è, mi serve per descriverla, dare il numero. Sono due piani differenti. Allora ragazzi, questa qui, voi in effetti indicando il numero, saranno poi dei componenti del vostro ego network, cioè se avete un partner, due bambini e altri familiari due, avete in tutto altre sei persone che vivono con voi. Quando andate a costruire il vostro ego network, dovete riportare queste persone all'interno di quel network. No, ci ponevamo il problema su nessuno, cioè se uno vive da solo... Non devi indicare quando costruirai il tuo ego network rispetto alle altre dimensioni, non indicherai alcuno di... Okay. Non nella, nel tuo ego network non ci saranno nodi contraddistinti con l'attributo partner, non ci saranno, cioè la tua rete egocentrata sarà composta ad esempio solo da colleghi. No, è un dato che poi vi serve per riportare quando fate la vostra rete egocentrata. Quindi se qui avete indicato in tutto 8 persone tra colleghi, amici e familiari, quando farete il vostro ego network, voi in riga e queste 8 persone andranno messe in colonna perché sono 8 componenti della vostra rete che poi saranno caratterizzati come familiari, come bambini, come colleghi. Quindi esatto, esatto. E poi a fianco mettiamo un'altra matrice in cui... E poi quando farete l'ego network, sì, quando farete l'ego network lavorate su un'altra matrice. Quindi non la facciamo adesso. Non lo mettiamo adesso, no. Puoi farlo anche adesso, l'importante è che li inserisci quando costruisci la matrice egocentrata. Adesso puoi dare un'indicazione quantitativa, numerica, quanti ne sono. Sì, sì. E poi... E qua specifichiamo, tipo se qualcuno... Specificare chi è il numero, in questo caso, altre persone che non rientrano in queste categorie o gli animali. E poi li mettete, esplodete, diciamo, il dato nella vostra matrice egocentrata. Quindi nel tuo caso, quando farai la tua egocentrata, di questa domanda non aggiungere a nessuno. Per chi è magari sposato e vive con col partner, raggiungerà nell'egocentrata il partner. Non inserisco la voce nessuna dopo allora. No, non no. Non inserisco la voce nessuna, rimane esatto. Quella di zero. Vengono escluse tutte le voci. Barri solo con una X, nessuno. Ah, e... Ah, beh, insomma, il fine è che quello che indicate qui lo recuperate dopo per la matrice. Gli altri penso di sì. Tutti gli altri. Vabbè, io metto solo il cane. Sì, avete scritto i nomi delle colonne, sennò poi non ci troviamo tutti insieme. Comb, alla comb, underscore. C'è ogni volta comb, underscore e questo. Ok. Comb. Comb. Che dice? Comb, underscore. Siamo fuori? Sì. In che senso? Io pure avevo messo nessuno. Se non funziona. No, che ti ho detto? Non posso uscire, c'è il microfono. Quindi è nessuno, partner, bambini, altri familiari, amici, colleghi, sono tutto diverso. Era giusto, no? Cioè chiamiamo il nome nel foglio. Abbadanti che avete scritto, ce l'avete recuperato? Abbadanti. No, sta proprio fuori allora. Ma perché non l'ho cancellato? Altro, è bello il range del buon senso. Gigi altro, altro. Gigi altro. Altro, altro. Se devi ricordare. Uno gatto. Vabbè, mi metto solo il cane. Gatto. Lo scrivo qua. No, vabbè, mi ricordo che tanto ne ho. Lo scrivo. Ma va bene. Voglio tre. Dobbiamo mettere 5 nomi. Vita familiare. Quello 3 c'è che stiamo a fare. Stiamo arrivando.
La vita familiare. Solo i nomi c'è in colonna. No, scusami. No, come colonna. Mi avete stufato. Foto 3. Alla foglio 3. Allora Fabio. Ma noi ci dobbiamo inserire anche. A 10 oltre al tavolo però. Io ci siamo inseriti. No. Nel network situazionale dobbiamo inserire anche noi stessi? Noi stessi? Stiamo partendo da Fabio? Sì, no? Ce la prendiamo quelli che abbiamo fatto ieri. Sì. Stavo leggendo la domanda. Sempre uno a fondo. Poi il P1 sopra, quello degli amici che mi vedo, eccetera, eccetera. Non lo devi mettere al momento nella prima matrice, quella mia, quella cui rispondo non è come variabile, quindi vanno messe in colonna. Come variabile. Qui in effetti hai parli di questo, sì, 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 sì. Quindi tu mi metterai. Tu, sì, ok, quindi nego, oltre a metti il rigo in colonna uguale e aggiungerai tutti loro. E sotto scrivo i nomi. Colleghi, amici. No, puoi metterli come. No, metti loro e metti. Ovviamente tutti quelli che metterà saranno alla tua rete. Quindi uno, il valore 1 per indicare la presenza di lui. Quindi metterai. Sì, o all'inverso, tanto è lo stesso. In riga metti ego, che sei tu. E qui ci metterai, però in un'altra. Ok, tieni conto che non ti interessa sapere P1, P2, P3. Questa diventa una matrice a parte, che è la rete egocentrata. E avrai Giuseppe, poi avrai Giampaolo 1, Giuseppe 1, Alessio 1, anziché P1, P2, P3, P4, metti direttamente i nomi delle persone. E il valore, ok. E il valore 1 per tutti gli altri. Quando arriverò nome, punto cognome, faccio un'altra matrice ancora, li metto in esatto, ti diventa un attributo. Quindi tutti i tuoi legami, tutti i tuoi alter saranno presenti in riga e ci avrai in colonna l'attributo professione dove darai il. Tenete conto che metterete magari studente, collega. Sì. Che sta succedendo? Ok. Ok. Questa dovrebbe essere la tua rete. Ok, questa è la matrice degli attributi, dei tutti i tuoi alter, perfetto. O Francesca, posso copiarla in. Sì. La posso già importare quindi. No, che tu devi costruire prima la tua matrice sociale. Esatto. E là avrai una stella sostanzialmente in cui tu sei al centro e tutti i tuoi contatti. In questo caso, ad esempio, queste categorie qui potrebbero da qui a ad altro essere un'unica variabile che si trasforma così, per cui tu a ciascun nome, a ciascun ego, attribuirai una categoria, quindi P1 partner, P2 bambino, P3 altro familiare, quindi. No, in questo caso sono tanti, tante etichette quanto sono le categorie di questa domanda. Qui, in questo caso quindi qui. Quindi, 2, 3, 4, 5, nessuno, vabbè, in questo caso vuol dire che tu nella tua rete egocentrata non avrai. Però diventa variabile questo, nel senso da. Diventa variabile. È come se fosse, esatto, la variabile convivente, tipo, in cui va codificata, in cui darai. Nessuno vuol dire, lo elimini perché vuol dire che nella tua stella, nel tuo network non ci sono nessuna di queste persone. Quindi mi troverò, per esempio, una tua rete in cui ci saranno solo colleghi che però non vivono con te. E invece, oppure puoi creare a monte una variabile conviventi, sottotetto, insomma, una cosa che risponda a questa domanda. E vicino a ogni alter della tua rete, ritorna su
no, dice. Sì, per esempio P2 convive con te? Sì. Quindi 0, 1, 0, 1. Convivente o no? Convivente o no? Ok. Sì, sì. Giusto? Sì, in questo caso ti vedi. Sì. Cioè, quindi foglio, in colonna mettiamo la professione. Abbiamo elencato? Vuol dire che abbiamo elencato un partner, quindi... Esatto. Tavolo più riceve la presenza, parliamo di sì. Qui raccogli l'informazione, raccogli l'informazione, qui devi dire indicare quanto, in effetti questa domanda qui va risposta anche molto semplicemente qui così in una griglia a parte, dove tu indichi un partner, due bambini, altri familiari, quattro, vuol dire che tu hai sette persone con cui convivi, queste sette persone devono figurare nel tuo ego network, cioè una volta che tu c'hai la somma, esatto, anche da quelle sette persone, quella complessiva. Poi quando dovrai dire chi sono queste persone, creeremo delle categorie. Ad esempio potremmo creare la categoria conviventi, abitiamo sotto lo stesso tetto, sì, no. Quindi diventa dicotomica. Oppure se vuoi fare solo la rete delle persone che vivono con te, quindi a parte tutte le domande che ci saranno dopo, crea una stella in cui ci sei tu e le sette persone che vivono con te e darai un valore 1 a partner, 2 a bambini e avrai tanti colori quanti sono. Quindi qua ti interessa conteggiare il numero di persone che sì, compilandolo singolarmente poi avrai un totale. Per ricordarti che quando costruisci il tuo ego, oltre a tutte le altre domande, ci vai ad aggiungere anche le persone che vivono con te, ad esempio madre, padre. E quindi in quel caso le categorie che hai messo lì le puoi riempire, ma non in funzione dei nodi che hai messo in riga, le puoi riempire semplicemente scrivendo, ma io lo metto in matrice a parte. A questa domanda quindi mettere vivono con te un partner, due bambini, tre altri familiari, crea come dire una matrice che risponda solo a quella domanda, ma una matrice di appunti oppure un'altra scheda, esatto. Sì, io ti direi di toglierla perché in questo caso se stai costruendo la matrice degli attributi, tu qua darai l'attributo a ciascuno, direi la città di domicilio di ciascuno. Poi darai l'età, darai il partimento di afferenza. Okay. Poi. Questa è una storia più, diciamo. E qua. Potrai creare una variabile in cui si chiamano conviventi, okay. In cui metterai quindi sì, no. Esatto. Così. Esatto. Poi se le persone prese si sono parlato questa settimana, dobbiamo. No. Quindi sappiamo, non c'è inserito. Prendo un secondo gli occhiali che. Esatto. La variabile Okay. Esatto. E le persone vengono rimandate solo e qui no, in effetti non ti interessa inserirle all'interno della rete. Tu le inserirai come dunque, qui tu dirai, ad esempio, che hai vivi con un partner, due bambini e altri due familiari. Ok. Quindi da qui sai in effetti che la tua rete, oltre a comporsi delle persone del tavolo, dovrai aggiungere anche il tuo partner, due bambini e altri due familiari, quando costruirai le connette. Ora che cosa succede? Che possiamo utilizzare questa come un attributo per caratterizzare la rete? Sì. Nel senso che puoi sicuramente aggiungere una variabile, inserisci, in cui chiami per esempio convivenza. Supponiamo che tu qua abbia già composto tutta la tua rete, sì. Quindi ci abbia messo anche i sette conviventi dentro. Quindi metterai, volendo compilare gli attributi, ad esempio, uno genere, due femmina. Okay. Ok, metterai l'età, metterai il dipartimento, uno corrisponderà a un codice di dipartimento. E questa persona, ad esempio, è il tuo partner.
a cui hai dato codice 1. Ok. Giusto? Uno dal foglio. Dal foglio, sì. Poi lo darai qui. No, non uno perché è un partner. La codifica. La codifica, esatto. È come se tu, dopo, per farti una leggenda tua, prendessi questo. In quella speciale, ad esempio, trasponi, ok, dessi questi valori. Nessuno, vabbè, nessuno quindi vuol dire che non, cioè quando nel momento in cui tu hai barrato qui, sì, vuol dire che nel tuo ego network tu non hai inserito alcune delle persone che sono previste qua. Hai detto che non c'è nessuno, hai messo la X, sì, hai detto non c'è nessuno qua, quindi queste scompaiono, sì, ok, ti trovi? Giusto? Sì. Chiaro? Ok. Quindi tu devi dare le categorie e parti da qua. Dai un valore 1, 2, 3, 4, 5, 6 e altro 7, che poi magari hai dovrei specificare. Per cui quando vai a compilare la matrice di attributi, avrai conviventi, avrai che il P1 è il tuo partner, poi il P5 ad esempio che era 4, adesso non ricordo, che 4 è collega. Vivi con un partner che è un collega. Che cosa succederà? Nel momento in cui raffiguri la tua rete, la stella, avrai tutti i tuoi nodi attorno e noi ti dirai, allora vogliamo vedere come si caratterizza il tuo ego network per genere. Carichiamo l'attributo genere, in maggioranza sono maschi, in minoranza donne. L'età media, questa poi magari creeremo delle categorie dai 20 ai 25, valore 1, ok, delle classi. E poi vediamo, mi ha detto Andrea che convive anche con delle persone, vediamo chi sono. Tutti il resto sono colleghi, per esempio, o non so se stanno, sono in effetti abbastanza esaustiva questa, darai a tutti un valore, perché ai colleghi, ai amici, ai familiari, ai partner, ai bambini, quindi c'è più o meno tutte le categorie che potrebbero rientrare nel tuo network, quindi avrei dato un valore a tutti questi soggetti. Magari questo è il partner, questi sono i familiari, faccio per dire, e questi il resto sono tutti i colleghi, boh, hai dato due. Quindi tu avrai una caratterizzazione del tuo ego network con, esatto, dove il blu sarà il partner, il verde sarà, non so, il, abbiamo detto i familiari per esempio, l'amico, e il 2 saranno tutti i tuoi colleghi. Perché tu convivi con un partner, però questo è conviventi, altrimenti tu non avrai, potresti avere anche conviventi bis, diciamo, inserisci, in cui... In cui, che cosa succede? Che tu metti 1 o 0. Quindi tu convive con te solo il tuo partner. Sì, tu ti dà la zero. Ok. Ok. Però in questo caso, nella rete cocentrica, cioè nel senso che tu vieni tu al centro e tutti i tuoi soggetti. Isolati. E quindi io che... Sì. No, 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 isolati, questo è sempre l'attributo. Quindi che cosa darà? Che avrai due colori dove... la stella di Andrea, la sua rete concentrata, avrà tutti i nodi rossi, perché nessuna delle persone convive con lui, eccetto una che è blu. Che convive. Cioè non verrebbe quindi così? Verrebbe sì, ma... no. No, 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 verrebbe comunque una stella con tutti i tuoi nodi, tutti collegati a te, non tra di loro perché non li abbiamo ancora collegati, solo che ad esempio questo, tutti sono dei cerchietti e questo sarà un quadrato, perché questo, perché io ci ho caricato l'attributo conviventi e quindi so che nella rete di Andrea c'è solo un convivente. Oppure questa quando ti servirà? Nel momento in cui hai una rete che è composta anche da molti conviventi, supponiamo che io voglia solo il tuo ego network, sì, dei conviventi. Tu hai detto che convivi con 4 persone, con 5 persone, quindi avrò solo però i conviventi, sto considerando, conviventi, avrò 5 nodi, ok? Allora tu mi dici, questa è la mia rete dei conviventi, quindi hai tolto loro, hai tolto tutte le altre persone. I conviventi, ok, chi sono? Allora ti dico, uno
e il partner, lo faccio di un colore. Il resto sono familiari e quindi so che la rete di Andrea di conviventi si compone di un partner e familiari. Però questo ragionando solo sui conviventi. Nella rete complessiva... Ok, esatto, esatto. Diventa una diade. Tu e il tuo padre. In quel caso io non l'andrei a vedere. È chiaro che tu, nel momento in cui hai una rete di cioè molti conviventi, a quel punto tu puoi anche vedere chi sono questi conviventi. Se in quel caso non ha senso, ha senso sapere se nella tua rete, quindi con tutte le persone che fanno parte del tuo network, ci sono meno conviventi. Ah sì, l'ho fatto anch'io. Questo poi magari lo vediamo nel momento in cui elaborerai. L'importante è che in questo caso tu, ovviamente questa matrice poi insomma va ripulita perché ti devi esatto sì, sì era, l'importante è che tutte le persone che indicherai come conviventi saranno inserite qui. Sì, sì, cioè ti serve per conteggiare, non sarebbero riconosciute. Esatto, puoi dopo creare questi attributi, cioè nel momento in cui voglio caratterizzare la rete di Andrea. Sì, ok, perfetto. La compili, però questa non è la tua rete concentrata, questa è la matrice degli attributi. La rete concentrata parti da te, quindi cioè avrai un ego, e qui ci avrai tutte le persone con cui stai e per indicare il legame metterai uno. Quindi tu ci sarà Andrea, ci saranno altre 5 persone che siete voi e ci saranno più altre 5 persone, più i conviventi se non indicavi quelli nei 5, e avrai la tua stella. Sì, però salvalo come altro file, non come... Sì, quindi chiamala egocentrata, network ego network, che è il tuo, in cui tu metterai appunto ego, o metti ego, metti il tuo nome, Andrea, e file singoli, sì, metti i loro nomi. Esatto. Mettendo valore 1 su tutti i nomi, perché sono tutti. Viene la aspetta, no. Tu? No, no. Sto mettendo la colonna con le professioni 0 e 1. E tutti i soggetti che poi devi individuare con le altre domande del questionario. Non lo so. Ho messo i nomi, adesso stiamo con tutti loro. Tanto è che lui si fa contatto con la fai socio-centrata, cioè aggiungi tutti quelli che metti, quindi riaggiungi anche il di adiacenza, casi per casi. Solo che la differenza è questa, che naturalmente ci metterete i legami di conoscenza, quindi legami in cui tutti conoscono gli altri, il tavolo di disoccupata. E solo nel caso invece dell'altra domanda, con chi hai parlato magari durante questa settimana, è ego che è collegato agli altri. Ok, perché gli altri, cioè quelli del gruppo non sono collegati alle 5 persone. Aspetta, allora mettiamo di sono collegati alle 5 persone. Tu potresti aver parlato anche però con 5 persone di questo, non di questo gruppo, ma di quest'aula. Quindi tu puoi nominare qualche persona dall'altra parte, sì. Ok? Quindi fatta direttamente socio-centrata, cioè i nomi che aggiungi in colonna, li aggiungi anche in riga e li colleghi tra di loro, eventualmente se c'è. Così tipo facciamo direttamente le colonne e poi mettiamo 0, 0, 1. No. Sì, magari sì, li puoi anche distinguere. Fai l'ego centrata, però tieni conto che hai anche la possibilità di riprendere Giampaolo, Giuseppe, Alessio, metterli lì. Tu con te stesso. Sì, in quel caso metti anche te stesso, però con valore ovviamente zero. E poi metti i legami tra di loro, ci aggiungi quelle altre 5 persone, le aggiungi sia qui che qui, le vedi di collegare e alla fine poi hai la rete. Ovviamente integrando anche un'unica, diceva il professore, un'unica rete
sociocentrata, in cui anche la rete sua, così come quella di Maria Grazia, si proviamo a combinarla insieme. Potresti anche trovarti, fai un'unica matrice, però potresti anche magari trovarti che è un'unica rete che ha due o tre grappoli, perché magari ci sono punti proprio di non contatto. E tutto il resto lo trasformiamo in attributi. Sì, sì. Questo punto è un passaggio in meno. La variabile aspetta. La variabile conviventi. Conviventi può diventare un attributo della rete. 0-1. Cioè, se nella rete ci sono conviventi. Quali sono i conviventi? Cioè, quindi lui avrà l'elenco di tutti e 20 soggetti. E poi, oltre a genere, età, dipartimento, convivente, sì, no. Poi, se voglio capire chi sono i conviventi, devo fare una rete però a parte. Mi faccio la rete conviventi. Ordinario, associato. Sì, no. Allora, prima l'ordinario, prima quattro associati. Quindi una variabile conviventi, sì, no. E l'altra... tipo di relazione, perché poi avrai amico, partner, un'altra variabile ancora. Potete creare anche una variabile su conviventi. Conviventi. Eh sì, se l'hai messo là è convivente. Sì. È un e dopo lo definiamo come categoria gatto. Pure. Oltre alla, no, dicevo, c'è cioè la domanda convivente. Potete creare una variabile che diventa un attributo dell'animale domestico. No, della, di quella domanda. Quindi di tutti i soggetti che mettete nella rete, oltre a sesso, età, mettete anche la variabile convivente. 0 assenza, 1 convivente. E poi accanto. Sì. Cioè, quindi in questo caso qui convivente 0, no, zero. Sarebbe 0 uguale no, 1 okay. Uguale sì. Mm? E poi se volete capire che tipo di convivente è o che legame c'è, un'altra variabile che possiamo chiamare convivente bis, in cui Fabio è partner, Francesca è figlio, Giuseppe è, dando un'etichetta a tutte quelle categorie che sono state elencate, compreso il gatto. La fortuna di vivere da solo. Come lo stai facendo? Mi piace il Mac. Sì, sì, sì. Allora, sei dopo conoscenza. Non lo so. Può essere. Devo farlo per forza. Io stiamo provando a capire. Io penso una cosa, avere amici camerieri che sono sempre mai impiegati, una cosa è avere amici funzionari del ministero che sono sempre impiegati. Mario, Mario porta professione in bianchino. Ah, già ci sono. Mettiamo studenti. No, Mario fa professione in bianchino. Non è proprio, infatti no, fare, cioè, no, troppo no, però fare un minimo di distinzione. Infermiere. Ah, Leonida fa l'infermiera. A Francesco non sai, ciao. Sei operato. Ma perché abbiamo un operaio per il gruppo? Sì, diciamo tutti dipendenti, camerieri, reception, è libero professionista. Poi c'è. Sì. Sì.
Che poi quella proveremo a sintetizzare. Ma sei operaio? Dopo. Però ci interessa sapere quanti eventi ogni persona condivide. Siete impiegato 8 di professore? Sì, sì. E nome di dirigente? La sociocentrata la produrrete voi alla fine mettendo insieme tutte le reti e quella sarà un caso per caso. Con questo? Sì, sì, sì. Dovrebbe prenderlo. Uso il condizionale perché la versione di prova ha alcuni limiti. Però ego. Puoi mettere anche. Sì. Quindi questa è la tua rete. Sono loro, loro, loro tipo che i due amici sono camera. Più 5 altri. Rispetto a quelle domande previste. Impiegato, libero professionista, dirigente e operaio. Sì, ma è già parlato di posto nel libero professionista quanto di idraulico di Marciano. La stessa cosa nel capitale sociale. No, non è la stessa cosa. Ovviamente non abbiamo gli amici di posto né gli amici di Marciano. Però per il bianchino c'è. No, però non, se scendi nel dettaglio della libera professione devi creare allora. Cioè esplodi quella categoria. Specifichiamo accanto il tipo. Se vuoi. Farlo come differenza. Una... Esatto, se volete fare un ulteriore approfondimento lo fate in questo modo. Cioè, codifichiamo. Cioè, quindi se per te è importante sapere gli occupati, chi sono e che cosa fanno, magari farai una rete solo con gli occupati in cui dirai che ci sono ad esempio tre liberi professionisti che però sono avvocati. E quindi... No, però perché se la esplodi qui non ti tengono le altre. Cioè se tu mantieni come criterio operaio, impiegato, libero professionista, tiene come classificazione. Se qui esplodi libero professionista hai sfalsato, sei andato a un livello di dettaglio che non hai qua. Vabbè, questa è un'esercitazione, no? Perché diciamo, puoi isolare magari dopo tutti i nodi che hanno come categoria occupato. E quindi creerai per la categoria occupato le professioni specifiche. Cioè, se ti interessa sapere le persone occupate che fanno, perché tu giustamente dici l'idraulico non è l'avvocato di Boston, allora lì fai un affondo con un'altra matrice, un'altra rete, dici isolo solo gli occupati perché per me gli occupati sono una risorsa di capitale sociale, però vediamo che occupazione fanno e caratterizzi. Se ritenete il caso, esatto, partite da un livello, diciamo, che questo va bene. Se poi abbiamo tempo, avete tempo nella presentazione, volete affondare, lo potete anche descrivere, non necessariamente raffigurare. Cioè, avete visto che, non so, ci sono 10 persone occupate, volevate sottolineare che nell'approccio al capitale sociale il fatto di avere 9 avvocati all'interno della rete può essere una risorsa. Allora, e lo scrivete se l'avete visto nell'analisi. Non necessariamente. Così, poi vediamo dopo. No, perché con gli occhi facciamo così, mettiamo. Andiamo in ordine, con le categorie. Allora, mettiamo alla 8, però così andiamo. Seguiamo l'ordine un po'. Quindi 8 artigiano, 9 di professionista e 10 di genere. Possiamo? Lo dico. L'ho tolto un attimo. Andiamo. Sì, 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 prima.
forse ci abbiamo fatto. Cinzia e Giuseppa. La prima come la chiamiamo? Prima era il Dali Soto, no, non è che lo sì, no. Ho detto Alpinista, che c'entra Pesimazio? Voi avete visto la Gabbana che è stato fatto? Quello che di Gabbana che è stato fatto? Non andare a chiedere salva con nome con... dobbiamo salutare beh sì dai abbiamo finito sì sì allora salva con nome come cartella di lavoro e come si chiama sto questionario scuola questionario a scuola no, 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 manca... ma no eccolo eccolo non ce l'ho ce l'ho sono sì. Questionario a scuola SN no matrice dati e la faccio però matrice dati questionario a scuola con la forza per te sì in autunno molto spesso poi invece un po' la fatta della vita per meglio ma pensa partiamo qui ma nostra forse se non salvo questo quella è proprio dei dati come come chiamiamo matrice dati questionario come stessi rispondendo a questionario bellissima così matrice dati questionario più di tutto allora, detto 0 1 0 0 1 0 1 0 sì, ma qui non è uno strutturato. No, devi ripetere un attimo, organizzazione sportiva va a parte. Potrebbe essere quella. Sì. Allora, Giampaolo 1 1 0 0 0 1 0 0 no 1 0 0 sì che vuol dire qua? Cinzia 1 0 0 vabbè tutti 0 vedi l'or Cinzia l'organizzazione scientifica ha messo 0 no no era 1 no no scusa allora è 1 ah ok sì non se ne era accorto perché con quest'ultima non l'abbiamo messo più forse l'avevamo aggiunto
perché mi... Cinzia, perché mi hai chiesto l'età? Ma mica si mette l'anagrafica degli altri. La tua devi mettere. Non la richieda. Io mi sono persa, che siamo, che siamo importanti i dati. Io stavo chiudendo. Stavi chiudendo. Io li sto importando a casa. Ma davvero stai facendo? Poi domani che facciamo? Solo sulle conoscenze però. Cioè che sarebbe il terzo? Ma dalla matrice, bisogna dirlo. Conoscenza. Bisogna salvare il tempo, fagli questo, no? L'unico contatto con lui. Mario. No, quanti sono delle parole di funzione? Questa serena è quarta. Questa
presa bene. Che paura che sono presa. Ho fatto copia e incolla sul programma. Poi che avete fatto? Che state facendo? Abbiamo visto la rete, no? Quindi la devo prima salvare. Sì. Compresa me? 5. 4. No, non abbiamo animali. Quindi questa la vabbè, questa qua è come quella di Giuseppe, solo che è pure l'altra. Sì, no, questa sono per questo poi la centralità c'è in base a cosa ne hai messo? al De Gris mi coloro così. Sopra. Che cosa dobbiamo calcolare? Così a piacere. Densità, le volte. Però non so se dobbiamo calcolare di tutti. Secondo me dobbiamo seguire tutti un ordine, cioè fare tutte le stesse cose nello stesso momento. No? Diciamo. Sai che sono le 5? Sì, sì, sì. Cioè, per decidere di Gianpaolo.
comincia a firmare. Sì, altrimenti dobbiamo tornare a San Donato Cipollo per venire con me, che dobbiamo andare da Francesca. Ah, possiamo, però Cinzia mi sta chiedendo a far mandare solo stasera. No, vado io. No, è tutto. No, abbiamo concluso io. No, ma c'è un secondo macchio per forza. Scusa. No? Io devo comunque portare la macchina. No, io me ne vado con lei. Convinta. Poi finisco da quella parte. Sì, non finiranno mai da quella parte. Non posso, rimane. Io con loro me. Quindi se tu dovranno dire loro. Ehi, basta. Passate questo, mettete soltanto, non mettete la firma, solo la mettete il nome così. Facciamo un attimo, noi che ci andiamo. Io aspetto qua. Io torno alla pipì. Giuseppe, metto anche te, te l'ho scritto già. Io ho scritto quelli che conoscevo. Ah, l'ho scritto. Sì, tanto non dobbiamo. Non ci spieghiamo più. Quindi in un unico menu a tendina mette sia le due centralità che in coda gli attributi della cosa per avere. E come no? Vabbè, ma ci spieghi. Sì, perché c'è Cinzia che attende.